Temptation Island 2024, siamo alle puntate decisive. Due in tutto, una mercoledì 24 e una giovedì 25 luglio e in queste due serate il pubblico scoprirà come si è conclusa l'avventura in Sardegna di Tony, Jenny, Gaia, Luca, Siria, Raul, Martina e degli altri fidanzati che non hanno ancora affrontato il falò di confronto. Si farà quindi chiarezza sul viaggio nei sentimenti di tutte le coppie del cast di questa edizione di Temptation Island, anche su Lino e Alessia, visto che lui ha richiesto un altro faccia a faccia con la ex fidanzata Filippo Bisciglia. Ovviamente i telespettatori vogliono sapere se le coppie sono rimaste insieme dopo l'esperienza all'Ismoras Relays e tra le più attenzionate ci sono sicuramente quella composta da Raul e Martina. Raul dopo Temptation Island, colpo di scena, chi frequenta? Secondo le ultime segnalazioni i due avrebbero partecipato a serate e ad eventi sempre separatamente, dunque viene da pensare che si siano lasciati. Ma c'è di più perché Amedeo Venza ha postato una storia su Instagram interessante su Raul e Martina. Loro escono separati e lui sta già frequentando un'altra ragazza, una tentatrice. Poi, nelle scorse ore, l'esperto di gossip ha tirato fuori il nome della persona che Raul starebbe conoscendo una volta finito Temptation Island. Raul sta frequentando la single Nicole una volta uscito dal programma. Nicole è la tentatrice che nel villaggio si è avvicinata ad Alex mettendo in crisi la storia con Vittoria. Lui ha ammesso di provare un forte trasporto per la tentatrice e questo ovviamente non ha fatto piacere alla sua storica compagna. Ma secondo quello che si legge sui social nelle ultime ore, però, Nicole avrebbe preferito approfondire la conoscenza con un altro protagonista di Temptation Island 2024, ovvero Raul, che avevamo lasciato vicino a Siriana, quindi siamo di fronte a un vero colpo di scena.